Mister Tanzi, una partita che è cominciata subito male con un gol davvero nelle prime frazioni di gioco. Poi però la sua squadra ha cercato comunque sempre di difendersi e ha però perso un po' di peso lì in avanti. Sì, noi in effetti abbiamo una squadra di ragazzi, non abbiamo una punta di peso, abbiamo preso il gol ingenuamente dopo pochi minuti, però il primo tempo penso che la squadra che ha giocato è stata San Demetrio. Poi è chiaro, un po' la foga di recuperare qualche altra cosa e purtroppo la partita, comunque abbiamo incontrato una squadra forte, però non abbiamo sfigurato assolutamente. Mancava pure qualche giocatore, non è una scusa, però ho una rosa ampia di ragazzi che hanno voglia, che si impegnano durante la settimana, facciamo tanti sacrifici perché abbiamo il campo qui con due o tre squadre, quindi abbiamo dei posti limitati per poterci allenare, però i ragazzi mi stanno dando soddisfazione. Oggi è stata una partita, ripeto, un derby sentito forse più da loro che da noi, però ecco, è stata una partita, diciamo, buona. Quanto pensa possano aver pesato comunque l'importanza di questa gara per il campanile, per l'orgoglio, per la tradizione, sulla mentalità dei suoi giocatori? Guardi, io questi ragazzi di Sant'Osanio, molti sono anche di San Demetrio, quindi molti li ho pure allenati quando giocavano a San Demetrio, e diciamo che il campanile con Sant'Osanio non c'è stata sempre una grande rivalità, però ci conosciamo tutti quanti, a me dispiace che un pubblico di persone che si conoscono offenda i giocatori in questo modo. Ecco, in questo lei è stato piuttosto intollerante, tanto che l'abbiamo visto comunque voler difendere un po' i giocatori. Io difendere i giocatori perché li sento miei ragazzi, io questi ragazzi ce l'ho da 7-8 anni, dalla scuola calcio. Ma mi dispiace che vengono offesi da gente che sta sempre a San Demetrio. San Deusano e San Demetrio sono 2 chilometri. Gente che sta nei bar di San Demetrio, che vive spesso a San Demetrio e offende i giocatori. Noi abbiamo una squadra composta da tutti i giocatori di San Demetrio, quindi mi dispiace molto. Mister, diciamo, incentrando un po' il discorso sul tema calcistico, è una gara che forse lascia un po' più la mare in bocca perché un'eventuale vittoria avrebbe potuto permettervi di agganciare il secondo posto. Al di là di questo, il campionato secondo lei come va? Ma guardi, noi siamo partiti per fare un bel campionato, per divertirci e per far giocare questi ragazzi che hanno molta voglia. Quindi non siamo partiti, mentre il Sant'Osanio penso che sia partito per vincere il campionato, perché con tutti gli acquisti che ha fatto, con tutte le persone che ci sono. Io adesso devo incontrare soltanto Roio, che non ho mai visto, però ecco, le squadre, diciamo, Aragno, Scoppito e Forconia sono le squadre più forti. Discorso playoff rimane aperto per voi? Penso di sì, perché le prime 5 noi stiamo, adesso non so cosa hanno fatto San Gregorio e Roio, però ecco, già domenica prossima sarà una partita molto importante per noi, perché noi vogliamo fare i playoff, poi quello che viene di più è tutto di guadagnato. Vicepresidente di Gasbarro, la vediamo passeggiare qui attorno al terreno di gioco, un commento su questa gara? Ma guarda, ho visto una partita di quelle che piacciono a me, molto maschia, sostanzialmente corretta, no? Un certo agonismo, anche perché comunque la gara è quasi un derby, è un derby, no? Ragazzi anche che si conoscono, per cui questo ha aumentato un attimino l'agonismo. E per quanto riguarda la partita, io penso che ha vinto la squadra che ha mostrato, diciamo, il gioco migliore, se non altro per organizzazione in campo, non perché noi siamo, diciamo, inferiori, soltanto che la gara odierna io l'ho vista in questo modo. Ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Un primo tempo in cui, al di là del gol, avete cercato di tenere botta alle incursioni di casa, però poi nella ripresa il Forconia ha messo una marcia in più. Beh, sicuramente il fatto che abbiamo preso un gol, diciamo, abbastanza ingenuamente ha fatto sì che la partita assumesse connotati diversi, per cui abbiamo subito dovuto rincorrere il risultato. E sostanzialmente abbiamo fatto un buon primo tempo nel quale potevamo anche pareggiare la partita e poi si sarebbe sicuramente messa su binari diversi. Poi è chiaro che non avendo raggiunto il pari al primo tempo ci siamo un attimino riconcentrati sul secondo tempo, loro sono partiti subito bene il secondo tempo creando delle ottime occasioni da rete e poi la partita è andata così. Ripeto, hanno espresso il calcio migliore oggi, quindi va bene così. Un campionato comunque fin qui soddisfacente. Sì, i ragazzi si allenano, fanno i sacrifici perché poi ci alleniamo anche, diciamo, in orari abbastanza inoltrati nel pomeriggio, quindi fa pure freddo,
quindi diciamo che sono abbastanza soddisfatto dei ragazzi, anche perché il campionato mica è finito qua, cioè, quindi fiducia nel futuro e bravi ragazzi tutti quanti, perché hanno mostrato agonismo e sì, anche correttezza, devo dire. Mister Scotti, una partita che le dà molta soddisfazione per quello che ha espresso in campo la sua squadra, un potenziale in attacco molto molto pesante, anche se però il risultato comunque forse vi va un po' stretto per quello che avete creato. Ma la prima cosa che mi viene a dire della partita è che oggi, al di là del risultato sportivo, è stata una festa sia per il paese, per Sant'Usanio, per la società e per tutti i ragazzi. Poi la partita, secondo me, abbiamo fatto una buona partita contro un ottimo San Demetrio. Non mi aspettavo di trovare un San Demetrio così agguerrito. E sì, molto probabilmente sì, il risultato poteva essere più largo. È un risultato che sicuramente vi permette di poter sperare in qualche passo falso dell'Aragno e nel potervi giocare da qui a fine stagione tutte le chance per conquistare la promozione diretta. Ah, noi non penso che i tre punti di oggi o i tre punti eventuali di Aragno possano già segnare questo campionato. Il campionato è lungo, è molto lungo, in terza categoria ci stanno molte variabili. E quindi per adesso sono solo contento del risultato e sicuramente noi non ce ne nascondiamo e lotteremo fino alla fine. Il giocatore che forse secondo lei ha reso meglio nel corso, ha interpretato meglio la gara, al di là di quelli che sono i nomi oramai che diciamo impreziosiscono la sua rosa? Guarda, non è retorica, ma non riuscirei a estrapolare un nome, perché è stata fatta una bellissima partita di gruppo, soprattutto in tutte le parti, sia nella fase difensiva che in quella offensiva. E Mario Boccabella, pronti via, hai subito messo a segno il gol che diciamo ha incanalato la partita verso il binario giusto, le sensazioni del gol e della tua prestazione e della gara di tutti i tuoi compagni. Della mia prestazione sono molto contento, perché in settimana abbiamo lavorato duramente e seriamente per preparare meglio questa partita e le prossime che arrivano. Per il gol, in settimana con il mister proviamo le palle inattive molto spesso, il giovedì, e ho fatto il movimento semplice che il mister mi consiglia sempre e la palla me la sono trovata davanti e ho fatto gol. Sono stato contento per questa marcatura e speriamo che nelle prossime partite ne vengano altre per il bene della squadra. Ti abbiamo visto più volte portarti in area per cercare il tap-in vincente, insomma cercavi non solo il gol ma anche la doppietta. Adesso non esageriamo, la doppietta non ne ho mai fatta una, ero felice se avessi fatto il secondo gol, però va bene così. Al di là del risultato, una bella giornata di sport tra due squadre che si conoscono e che comunque hanno dato vita ad un incontro comunque interessante, importante e felice per il territorio. Sì, per questo campionato di terza che è molto, molto, molto forte, il livello si è alzato tantissimo, ci conosciamo tutti, sono due ottime squadre, però le squadre che hanno giocato oggi, secondo me il Forconia ha meritato ampiamente la vittoria.